Ciao a tutti ragazzi, Oda, Beggi e bentornati su We Have Seen. In questo video parleremo del primo episodio della seconda stagione di Westworld. Ma prima io vi invito, per aiutarci a coinvolgere più persone possibili, a potervi iscrivere al canale, che tra l'altro c'è anche il box qui, potete cliccarci sopra, e condividere il video. No, e ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla! Abbiamo visto l'episodio Journey into Night, trasmesso da HBO ieri su Sky Atlantic ieri in America, in differita anche qui alle 3 di notte, e stasera alle 9 ce l'hanno ritrasmesso in versione originale, quindi l'abbiamo visto subbato. Abbiamo ripreso la storia da dove ci eravamo lasciati, dove purtroppo avevamo abbandonato il nostro Anthony Hopkins. Infatti stavo per dirlo, abbiamo perso uno dei personaggi cardine di tutta questa serie, nonché uno degli attori più fighi mai esistiti del mondo, sulla faccia della terra. Però vabbè, ci dobbiamo accontentare di non averlo più nella seconda stagione. Guarda, sono contento almeno che ce l'hanno fatto vedere morto, almeno sul finale. Ci accontentiamo di poco. Vabbè, guarda, dicevo almeno ce lo facessero vedere ancora, poi ce l'hanno fatto vedere. Era un passaggio abbastanza importante secondo me, soprattutto perché gli hanno sparato in testa, vedere che condizioni era ridotto. Non sarebbe stato malvagio, ma comunque non perdiamoci. Tutto materiale per l'alienista. Comunque, riprendiamo la storia siamo sia nel presente che durante, sì, il flashback. In realtà ci buttano lì un po' di informazioni in maniera sparsa, perché in alcuni momenti vediamo il nostro Bernard che è confuso e non sa bene dove si trova, perché lo vediamo su una spiaggia insieme a molti militari che appunto non sappiamo bene come siamo arrivati lì, e pian pianino però recupereremo le informazioni, perché ricordando cosa è successo ci porteranno indietro di 2 settimane, se non sbaglio, in cui appunto scopriremo Bernardo che cosa ha combinato e anche gli altri. E infatti ci troviamo ad avere a che fare come una super sommossa dei residenti, che adesso possono fare cosa vogliono, e infatti dove tutto è concesso stavolta anche per loro, ragazzi, e ammazzano chiunque, addirittura tendono trappole e sanno bene cosa stanno facendo. Assolutamente, anche perché nessuno meglio di loro possono conoscere il parco di Westworld. Anche se Ford lo ha un po' terraformato in maniera diversa, infatti più volte ci dicono che qualcosa è messo fuori posto. Difatti la parte più interessante che ti lascia con un'incognita è appunto il perché i residenti hanno iniziato a fare questo. A quanto pare Bernard presume che Ford, prima di morire, di lasciarci, abbia riprogrammato i residenti in maniera che riuscissero a fare di testa loro le proprie scelte. Poi come Ford ci dice, ci ha già detto e ci ha di nuovo ricordato questa sera, siamo in un posto dove tutto è codice. Giusto, questa frase ripercorre più volte, quindi probabilmente ha proprio riprogrammato e quindi ha messo in modo che il mondo rispondesse in quella maniera. Ricordiamoci inoltre che il parco di Westworld vanta appunto 35 anni alle proprie spalle, quindi c'è stata una grossissima evoluzione a partire dagli scienziati e i programmatori informatici e tutta l'equipe che ci lavora dentro, ad arrivare ai residenti che hanno fatto il salto maggiore. Poi pian pianino stiamo anche scoprendo che in realtà ci sono degli interessi anche diversi, perché veniamo a scoprire che vengono immagazzinate le memorie e i ricordi dei nostri residenti, quindi ci sono degli interessi particolari che ancora pian pianino dovremmo capire meglio, perché questo parco a quanto pare non era solo un'attrazione ma aveva degli interessi loschi alle spalle che appunto più avanti forse ci verranno mostrati ancora sempre maggiormente. Speriamo, anche perché all'inizio era questo sogno di Ford e Arnold di creare questo parco a tema e soprattutto lavorare su un'intelligenza artificiale, e questa è effettivamente a tutti gli effetti. E poi la cosa si è evoluta in maniera più strana, tant'è che anche adesso Bernd, anche in questo episodio, viene appunto a scoprire cose di cui non era proprio neanche conoscenza. E quindi sarà interessante vedere fino a che punto questa società ha agito alle spalle dei due creatori. È una figata, soprattutto perché vediamo ovviamente l'interesse economico che c'è dietro rispetto a quelli che sono i finanziatori del parco, che sono veramente solo interessati a una cosa sola, cioè al denaro, mentre invece vediamo ancora il nostro Ford, fin quando è stato in vita, che il suo interesse era solo continuare a creare e sentirsi libero di fare che cavolo voleva nel suo angolo di mondo che si è creato.
creando appunto inoltre queste super intelligenze artificiali che si stanno sviluppando in una maniera non indifferente. Adesso infatti vediamo appunto la nostra Dolores insieme al nostro Ted che scorazzano liberamente per cose che ormai la nostra Dolores ha una sua idea, un suo ideale, un suo piano, ha deciso ormai di ammazzare tutto e per tutti, sembra quasi Eren di Attacco dei Giganti che vuole ucciderli tutti e va bene, ok, infatti Ted non è molto convinto, no, andremo, secondo me più avanti andremo a incontrare sì, con un conflitto tra i due perché lui lo si spero, sta anche perché il suo personaggio è un personaggio molto riflessivo e soprattutto molto umano, più umano rispetto a tanti altri umani. Invece si pone delle domande, soprattutto perché infatti dice calcola i rischi, ecco, perché lui dice stiamo andando incontro a un mondo che non conosciamo, sei proprio sicura? Lei fa no, tranquillo. Diciamo anche che le grandi rivoluzioni partono sicuramente con chi è dubbioso e chi invece partiamo in quarta. Anche se da Dolores non mi aspettavo un salto del genere, perché da pacata è un personaggio intelligente, tra l'altro, e se non mi ricordo male, tra l'altro il residente più vecchio del parco. Sì, forse uno dei primi. Quindi, tra l'altro, no, forse il più vecchio è il padre, forse. Che infatti è questo appunto package che dobbiamo consegnare per poter essere estratti. Il nostro Bernard infatti si attiva mentre sta per morire, infatti sta cercando anche di autoripararsi perché tanto ormai lui ha scoperto di essere un residente. Pure lui. Però appunto abbiamo scoperto che dobbiamo cercare questo Abernathy per spedirlo alla società che ne ha estremamente bisogno, non sappiamo ancora come mai. L'interesse principale dei nostri finanziatori è salvare il materiale sia genetico, sì, quindi DNA, e soprattutto la memoria di massa, la disk delle macchine. Però, ahimè, soprattutto di questo Abernathy. Infatti, senza di lui non possiamo scappare, infatti ci viene anche detto. E allora ci attiviamo per trovarlo. Nel frattempo, dall'altra parte c'è Maeve che cerca sempre di raggiungere la sua figlia, che figlia non è, però per lei lo è, quindi dobbiamo per forza trovarlo. Personaggio molto ambiguo, tra l'altro, quello di Maeve, perché non sono ancora riuscito molto bene ad inquadrarla. Mi piace molto come personaggio, molto intelligente, poi ahimè giochi facili anche, ti sei auto intelligenza, sì, cioè sì, nel sì, senso sono un genio perché ho attivato, fatto power up, grazie al cazzo, tutti siamo bravi così, comunque va bene, fa lo stesso, si è moddata da sola praticamente, voilà. E siamo alla ricerca appunto della figliastra, che non si sa bene se figliastra è in realtà, comunque vabbè. E poi un punto che mi è piaciuto tantissimo di questo episodio è stato vedere questi droni che usano all'interno della struttura, che non avevamo mai visto, tra l'altro, che visto che hai citato Eren prima mi ricordano veramente un sacco Attacco dei Giganti, i Titani, che sono bianchi però in questo caso, vabbè, comunque mi hanno ricordato molto loro, e molto belli, molto ben fatti, tra l'altro. Bernard è molto spaventato, tra l'altro, da questi se non li capisce droni. Bene, soprattutto è sorpreso che siano lì perché è comunque una zona esterna al parco e quindi si meraviglia che stiano operando all'interno, non avevamo idea dell'esistenza, comunque. Esatto. No, comunque torniamo un attimo alla nostra Maeve, che si riesce a cavarsela utilizzando il nostro raccontastorie, il nostro character del personaggi, e lo manipola un po' come vuole e si ricongiunge al suo Hector, che infatti adesso manipolerà anche lui per raggiungere i suoi scopi. Lei è proprio la classica manipolatrice, sì, tutto tondo, esatto. Poi vorrei dire un'altra cosa, cioè che i soldati che abbiamo in questo campo Westworld sono veramente il peggio del peggio. Gli Stormtrooper ci fanno un buffo in realtà, perché veramente siamo tutti uniti di mitraglia. Se la giocano con la guardia d'elite di Maze Runner, anche se vogliamo, visto che già lì facevano pena, qui non so se sono a livello forse già addirittura un pochettino più bassi. Ci facciamo ammazzare in 3 secondi da chiunque qua dentro, nessuno riesce a sparare a questi residenti. Ahimè, sono troppo forti. Ragazzi, abbiamo un parco super tecnologico, super innovativo, tutto fighissimo, tutto ultra tecnologico. Abbiamo dei soldati che non riescono a salvarci la vita in caso di pericolo. Va bene. Sono dei polli madornali. Va bene, ok. Comunque, tutto questo primo episodio, per non dilungarci troppo, è il nostro Bernard che sul finale ci lascia un po' così appese all'amo, perché dice li ho uccisi tutti. Cioè, cavolo. Quindi questo qua è un po' uno spoiler, se vogliamo, di quello che più avanti ci andremo a raccontare, sì, perché come abbiamo visto adesso ci stanno facendo pezzi di flashback e pezzi presente. Di presente,
Quindi probabilmente adesso andremo a capire e a mettere pezzo dopo pezzo tutto quello che ha fatto Bernardo, che a quanto pare è una cosa brutta. Che tra l'altro rimane veramente ancora un'incognita, perché non sappiamo veramente, durante le due settimane di rivolta, se esatto. vogliamo, non sappiamo nulla, e lui si è risvegliato sulla spiaggia senza ricordarsi niente, e tra l'altro non sappiamo ancora neanche se la riprogrammazione che Ford ha effettuato sui residenti è anche valida su di lui. Per ora sembra di no, perché sì, è riuscito a attivare qualche passaggio, qualche porta, quindi sembra ancora avere dei privilegi. Menzione speciale particolare per il nostro William, il nostro uomo in nero, che si confronta con un piccolo Ford che appunto dice: c'è un nuovo gioco, c'è un nuovo gioco e il gioco troverà te, e quindi non ti preoccupare, adesso non ti devi più sbattere come per il labirinto, ma non ti preoccupare, tu fai per la tua strada, tanto sì, arriva il gioco ti trova. E quindi sarà interessante anche vedere il fronte del nostro William, che continua a essere per i cavoli suoi, ma secondo è eccitatissimo, me, tra secondo me adesso. Più avanti verrà anche un po' inserito un po' di più nella storyline, sì, anche perché è abbastanza importante in questa serie, secondo me lo è stato nella prima stagione, che pensavamo fosse un po' il nostro cattivone villain. Poi in realtà abbiamo scoperto che ha veramente un background non indifferente, hanno costruito una storia su di lui che è bellissima, quindi adesso non ci resta che il succo, perché adesso sappiamo chi è, ed è sarà interessante poi vedere magari l'incontro di nuovo con Dolores, esatto. Cosa che spero succeda. Sì, probabilmente capiterà. Quindi allora, questo è stato il primo episodio, il primo assaggio della seconda stagione. Noi siamo partiti con questa nuova avventura di Westworld, che quindi proseguirà settimana per settimana, come avete già visto su Seven Deadly Sins. Quindi questo è il primo episodio, le prossime settimane caricheremo, cioè, sicuramente arriveranno i prossimi episodi man mano che escono, e non vediamo l'ora, perché siamo veramente interessati. Quindi fan di Westworld, mi raccomando l'iscrizione, perché così almeno rimaniamo sempre insieme e potete vedere e commentare con noi episodio dopo episodio, perché adesso il primo episodio ci hanno dato delle briciole, ma più avanti ne avremo di carne al fuoco da parlare. Adesso diteci voi che cosa ne pensate di questo episodio, ci hanno dato troppo poco, ci hanno detto troppo, abbiamo perso qualcosa. Sarebbe veramente figo intavolare un discorso e prepararci a questa seconda stagione, che sarà succosissima. Con il commento qua sotto lo potete fare. Secondo me abbiamo mantenuto un buon livello rispetto alla prima stagione. Avevo paura di un calo, invece secondo me il livello è rimasto alto. Per ora non male, non male, e perciò ci aspettiamo grandi cose, devono esserci grandi cose. Quindi, come ho già detto, l'iscrizione al canale è fondamentale per rimanere collegati e aumentare la famiglia We Have Seen. Come sempre in descrizione troverete i link per i nostri canali social. A me non resta che darvi appuntamento al prossimo video di Westworld la settimana prossima. Un saluto da Oda e un saluto da Beggy. Would you ever be frightened of me?